Guarda il video di Cap in TV. Cap in TV. Ciao fieri caparer mio, questa FreeCraft è stata la migliore. Quale è tra le tue serie di Minecraft la tua preferita? Eccetto Pandora, Fieric Dance. Grazie Powerstorm. Serie preferita di Minecraft? Forse mia serie preferita di Minecraft, secondo me, Napoli Craft 2. Grazie Dr. Crispy per il sub. Vado in TV per la prima volta, ma finisce ma 1.000.000+ views. 18 minuti. Oh mio Dio, ragazzi. What? Ragazzi, non posso guardare un video con Mario Giordano e Cap, ragazzi. Cioè, ma che multiverso è questo? Che multiverso è questo, ragazzi? Cosa abbiamo fatto di male per meritarci un multiverso in cui Cap e Mario Giordano sono nello stesso schermo? Ma poi che ha fatto un altro canale? Quanti ne ha? Ma che ha fatto alla faccia? Ma che cazzo sono sti video? Che cazzo sto vedendo? Una rottura molto difficile quella con Kazu. Cazzo, c'è una sua foto in mutande. Twitch, non chiudetemi il canale, per favore. Bella, Mank Unam! Grazie mille per il sub. È un modello stupido. Questo sono io. Ma come sono finito in TV su Canale 5? È finito agli arresti domiciliari. Lo youtuber che era alla guida del... Il giovane youtuber di Casal Palocco ha travolto l'auto con a bordo una madre e i suoi due bambini alla periferia di Roma. Ma io cosa c'entro in tutta questa vicenda? Tutto inizia da questo TikTok che ho fatto semplicemente per dire la mia. Parlo da amico dei borderline. La vita di Matteo, come quella di Manuel, è già finita, è già distrutta. Non c'è bisogno che lui riceva insulti da persone che commentano avendo letto le news di giornalisti che guadagnano buttando merda su una situazione che è già gravissima. Ed è responsabile mettersi alla guida di un veicolo del genere? Sì, Matteo... Sta iniziando a crescere la barba, oddio. Ragazzo irresponsabile? No. Il video nel giro di pochi giorni è diventato virale, raggiungendo un botto di visualizzazioni. Tutte le testate giornalistiche parlavano di me, anche se in realtà più che di me ero diventato Cristiano. Questo anche per dirvi quanto quello che leggete sui giornali Cristiano è vero. Il giorno dopo squilla il telefono, numero sconosciuto. Chi era? La redazione della Mediaset. Io ero tipo... Pronto? Sì, ciao, siamo Mediaset. Pronto? In quel momento ero un attimo sconvolto perché non sapevo esattamente come prenderla. Questa sera ci ha raggiunto proprio epicissimo qui il nostro ospite proprio. Samuele Matteini, buonasera, lo vediamo già inquadrato, ciao. Buonasera. Samuele, ben buonasera. Arrivato. Fermo, io in quel momento dov'ero? Ero in videochiamata tra... Vestito da pappone russo, mica davvero. Perciò io vedevo e sentivo bene o male quello che vedete e sentite. Lui è il pappone, voi, ragazzi. Se non mi guardassi all'interno della trasmissione, era stranissimo. E lo vedete quel robo nero enorme che ho all'orecchio? Quello è tipo un auricolare degli anni 80, non so perché in TV usino quei robi, cioè raga, sono scomodissimi. Possibile che nessuno si sia mai accorto di... queste? Adesso vorrò parlare con te e capire tutto a partire da questo video che tu hai fatto. Come ti fatto, sei permesso? Le cose che ci vuoi raccontare. Samuele, come ti sei permesso? Iniziano con un filmato per spiegare un attimino chi ero e che cosa facevo. Samuele Matteini, in arte Captain Blazer, è un amico dei The Borderline. Raga, è l'amico! L'idea del secolo. L'amico, ragazzi. Lo so già di non essere normale, tranquillo. Io in quel momento ero a bocca aperta. Raga, l'intro palesemente fatta per prendermi per il culo. Io vi giuro, non sapevo che... Avevamo dei precedenti con Ciccio Gamer, Però va bene. Incredibile, ragazzi. Lui è l'amico, ragazzi. Oh mio Dio, l'amico! Ero paralizzato, ho detto, ecco, mo finisce un disastro. E infatti, alla fine di questo video, finisce un disastro. Ma non vi spoilerò niente, andiamo con calma. Comunque, vabbè, ho cercato di far più bella figura che potessi, ho mantenuto la calma. E la prima cosa che ho detto era una piccola battutina sull'intro che avevo appena visto. Tra l'altro, mi è piaciuta la presentazione che avete fatto. A questo punto, Veronica mi chiede wow. In cosa consiste il nostro lavoro. E sostanzialmente... investire bambini. È un lavoro di intrattenimento, noi andiamo a far divertimento.
divertire dei ragazzi che ci guardano. Però quello che andiamo a fare noi è un intrattenimento di base leggero. E a questo punto mi chiede: che cosa ne penso riguardo all'incidente avuto ai The Borderline? Se tu dici poteva capitare ovunque in qualsiasi strada, che cosa intendi? Io intendo che il video che in questo caso Matteo e i The Borderline stavano facendo non era un video per far vedere l'auto quanto andasse veloce o per in qualche modo fare delle cavolate con l'auto. Era un video di sopravvivenza all'interno di questa vettura. Loro dovevano stare 50 ore all'interno dell'auto. C'è un video caricato sul canale che si chiama 50 ore dentro una Tesla, sì, che è identico, solo che utilizzano una Tesla. Se noi andiamo ad analizzare quel video, quello che fanno all'interno è dormirci, non lo so, mangiare il McDonald's parcheggiati, ordinare al McDrive. Innanzitutto non si parla di stress da tante ore di guida. Questa è una cosa fondamentale, perché la challenge di base è quella di rimanere all'interno del veicolo e non di... Ha detto challenge, è finita. È finita. Le challenge. Hai usato la parola sbagliata. Bisogna dire l'obiettivo ultimo del video di intrattenimento qua. Non sai con chi stai parlando. Hai detto challenge? Ecco, adesso fa le challenge in cui ammazzano i bambini, questi giovani youtuber. Di guidarlo per troppo tempo. E fino a questo punto in questa trasmissione erano tutti la d'accordo, si guarda cosa detto che non è successa in quest'altra trasmissione fatta 3 giorni dopo. Questo è regolare, ma perché? Perché ma perdonami, ma perché, perché automaticamente è colpa di Matteo? Mario è partito su una Lamborghini o su una macchina che fa velocità 50 ore per guadagnare dei soldi è un modello stupido. Capito, la Lamborghini è col trattore non si investono i bambini. Ma dipende cosa succede in questa Lamborghini. Ma succede come può succedere a un tassista? No. Allora, ma vabbè, torniamo un attimo alle domande. Sentito. Sicuramente stavano infrangendo il codice della strada. Però mi pare che questo è il punto importante. Cioè tu dici, l'incidente c'è stato, loro sono irresponsabili, hanno infranto il codice della strada, ma questo non c'entra niente col fatto che stavano facendo una challenge, una sfida su YouTube, perché in realtà lì loro guidano il 10% del tempo. Fida. Quindi questo va preso come un incidente stradale, non come un qualcosa causato da uno youtuber. È un incidente stradale, purtroppo capitato sul posto di lavoro, che in questo caso è il nostro lavoro, quindi in giro siamo youtuber, ecco. Siamo youtuber e portiamo video su qualsiasi cosa. Ma sentite un attimo che cosa dicono. Beh, lui ora dice cose giuste. Allora, Samuele, questi sono tra gli elementi, per esempio, che alimentano l'insofferenza della gente, il fatto che loro siano andati all'estero e si siano messi in fuga, il fatto, e ti domando... Perdonami, questa news veramente per me è surreale, il fatto che loro siano uno in Spagna e uno in Turchia. Anche perché io te lo posso chiedere, tu sei amico di Matteo, no? Non sono mai in live, ma la sub è obbligatoria. Non lo sto sentendo perché non lo sto sentendo, ma sono amico di Matteo e mi sembra surreale il fatto che ora loro siano uno in Spagna e l'altro in Turchia, devo essere sincero. E infatti il giorno dopo si scoprirà che questa news è falsa, come tantissime altre riportate dai giornali. Bella Fabio, grazie mille Fabio. Chi sta per parlare, grazie mille, grazie capo mille. Dei fenomeni. No, sinceramente lui è veramente una persona autorevole. Cioè, io non pensavo, è veramente uno molto importante. Infatti, non sapendo chi fossi, mi ho dato del tu per più o meno tutta la chiacchierata, che è andata un po' così. Guarda, l'unica cosa su cui io sono d'accordo con te, fai bene, sono tuoi amici e li difendi. Anche lì, io non li sto difendendo. Io sto dicendo che la dinamica dell'incidente con i The Borderline non c'entra niente con la challenge che stavano facendo e con il fatto che sono youtuber. Poteva capitare un avvocato? Sì, poteva capitare il un gran medico, pelato sì. Poteva capitare un tassista, anzi più probabile che capitasse un tassista, guiderò 10 ore al giorno. Però sì, francamente, cioè teorizzare una cosa di questo tipo rispetto a questa vicenda e ti piace più il dolce o il salato? Avere un atteggiamento un po' più pacato, ma contemporaneamente puoi fare tutto bene, Rick. Basta che non metti a repentaglio, diciamo, la vita di altri. Grazie Alfa per il sub, bentornato. Il codice della strada. Grazie mille, caro. Che riguarda, diciamo, il codice stradale. Questo è un caso che deve essere preso come un incidente stradale. Tu hai detto mortale. Il fatto che loro fossero youtuber non cambia le carte in regola, perché Matteo, se voi guardate anche il video della Tesla. Quello che stavi facendo quando, è quello che stavi Matteo facendo utilizza... dentro quell'auto. Oh, fammi parlare. Vecchio di merda! Ci abbiamo 19 anni, tu non so quanti ne abbia, mi stai interrompendo te. Quando Matteo utilizza un dispositivo elettronico si fa distrarre dalla guida, è fermo, immobile. Uno lo riprende, non viene ripreso da solo.
Questo è importante, è una grande differenza. E quindi dopo che il giornalista mi parla sopra si interrompono i 15 minuti che avevamo a disposizione e finisce la trasmissione. Ma il giorno dopo mi richiamano di nuovo in TV. Di nuovo, vino! Molto più interessanti. E allora ci hanno raggiunto anche il dottor Mendolicchio e c'è collegato con noi. Grande Mendolicchio. Ciao Samuele, bentornato. Io ho ascoltato con molto interesse il discorso di Samuele ieri. Ci sono diversi punti che mi hanno molto colpito. Il primo è proprio questo: il fatto che Samuele, alla luce della sua esperienza, si senta già un imprenditore. Lui parla di lavoro, parla di azienda, parla di... Figa, non è che lo dico io. Certo, così lo dice che... l'agenzia delle entrate. Porco Dio, se le tasse le pago pure io. E lo stesso dice dei suoi amici The Borderline. Mi colpisce come un ragazzino di che età, Samuele, tu quanti anni hai? 19. 19 anni abbia già, come dire, la capacità di immaginarsi imprenditore di se stesso. Immaginarsi? E ti piace più il dolce o il salato? Questo è un lavoro. Immagino che Samuele sappia che fare un lavoro... Buongiorno dottore, com'è andato il torneo di fantasia? Grazie Sus, pur per i 13 mesi bentornato. Ho fatto 4-4 e sono divertito un sacco. Ovviamente non sono andato tanto lontano, ma c'è gente fortissima. È stato super bello. Comunque, voglio sentire un attimo cosa dice qua del lavoro. Immagino che Samuele sappia che fare un lavoro, svolgere un lavoro, corrisponde a delle responsabilità. A me il discorso che mi ha molto colpito è di quanto appunto dietro la difesa sfrenata di strumenti di comunicazione estremi. E mo cosa sono gli strumenti di comunicazione estremi? Dietro la difesa sfrenata. Pronto, di... c'è il cellulare della NASA, ragazzi. Cosa sono gli strumenti di comunicazione estremi? L'iPhone 25, boh, vabbè. Comportamenti agiti e mostrati alla grande platea, ci sia come dire, la facilità di immaginare che tutto questo rientri solo in un banale lavoro quando appunto ci sono più di 1 milione di visualizzazioni. Allora qui è un super lavoro, non un normale lavoro. No, qui è non un ci super capendo, lavoro. Zio. Il discorso è: tu l'hai definito lavoro banale, prima di tutto, e poi dici che ci sono milioni di visualizzazioni. Allora è un lavoro banale o non lo è? Cioè, ti stai contraddicendo da solo. Posso fare una domanda a Samuele? Samuele, tu che sei esperto di questa particolare modalità di comunicazione, quanti tuoi coetanei conosci che, ad esempio, leggono Dante su YouTube e fanno 1 milione di visualizzazioni? Assolutamente nessuno, perché evidentemente Dante non è interessante per le persone della mia età. Questo non ti genera una domanda rispetto al lavoro che tu svolgi? Lavoro? No. Io scommetto che ho pagato più tasse. Scusami, cioè i muratori leggono Dante, non ho capito. Perché se fai il muratore leggi Dante, capito? Se fai il YouTuber no. Di lui l'anno scorso, ci scommetto. Posso chiedervi una cosa? Voi negli anni 80, per esempio, quanti di voi andavano con piacere a scuola? Quanti di voi erano effettivamente interessati agli argomenti scolastici? Io credo che la percentuale sia uguale, identica a questa. Semplicemente ora ragioniamo sui social. Oddio, è la stessa identica cosa. Ora tu vedi più cose. Ma lui ha letto Dante, non capisci Cap? Lui ha letto Dante. Lui è una persona dignitosa. Perché ha letto Dante. Non è questo il tema, Samuele, non è questo il tema. La mia domanda era un'altra. Hai letto Dante? No words, raga. Hai letto Dante, Samuele? Dire una cosa e smontarsi da solo. Cioè io gli ero praticamente solo appoggiata, ma si è smontato lui da solo. Io trovo Samuele equilibratissimo e onestissimo intellettualmente. E non facciamo un processo o un mezzo che ha ragione Samuele. Samuele, io sposo ogni minima parola di quello che ha detto fino adesso. Grazie. Ma poi esci fuori un argomento molto interessante. Sono molto curiosa di sapere che idea ti sei fatto di questo arresto. Si è scelto di arrestare, di mettere agli arresti domiciliari Matteo. Guarda, allora, io stamattina appena ho letto la news ho pensato che rispetto a ieri la giornata di Matteo non sia cambiata di una virgola, perché oggi è ufficialmente agli arresti domiciliari, ma ieri, secondo me, era in casa, l'altro ieri pure. E sapete perché ve lo dico? Matteo sotto ogni post, sotto ogni commento riceve minacce di morte da chiunque. E così tutti quelli che erano in macchina insieme a lui, da un giorno all'altro si sono ritrovati. Io non leggo Dante, purtroppo. Morte, ovunque. Quindi ora il fatto che siano agli arresti domiciliari non cambia nulla, perché ieri erano in casa, non si muovevano e le news andavano a dire che loro erano in Spagna e in Turchia. Ora io voglio sapere, i giornali che pubblicano notizie senza sapere effettivamente come sono andate le vicende, un esempio è la news di ieri che Matteo era in Spagna e un altro ragazzo dei The Borderline in Turchia. Questa news
Nel momento in cui qualcuno la va a leggere, che idea si fa di questi ragazzi? Che cosa va a pensare? Ecco, allora... ovvio. Cioè, un articolo di giornale... Grazie Ambro, grazie il Prime, bello, benvenuto, benvenuto. Può veramente rovinare una vita. Cioè, il video su YouTube che fa 1 milione di visualizzazioni, perché il titolo è clickbait, al massimo ti fa perdere 5 minuti di tempo perché non volevi guardarlo. Il titolo sul giornale ha rovinato tante vite di persone che non se lo meritavano. La chiappa click è un problema che a volte riguarda lo stesso giornale. Fieric, tu ti immagini a lavorare e a essere imprenditore di se stesso? È diventato un problema anche per noi. Immagini anche a pagare le tasse o quelle devi pagarle veramente? Io le voglio pagare con la fantasia le tasse. Dove devo andare? E tu, Fieric, cosa ne pensi e come ti esponi sul fatto che Franchino, il mio vicino di casa, ha avuto una multa? Voglio anche io fare domande a caso. Guarda, io le tasse le pago con i soldi del Monopoli. Il giornalista non è un vero così, lavoro. Eh? Anche io posso andare in TV a sparare la prima stronzata che mi viene in mente. Sì. Io le pago con i soldi del Monopoli, ragazzi. Grazie mille anche a Panda Rosso, Verre Sub e Dile. Grazie al sub. Molto, molto, molto gentili. Comunque, noi youtuber, qui lo dico per tutti, noi le tasse paghiamo con i soldi del Monopoli. Perché essendo che il nostro non è un lavoro, i nostri soldi non sono soldi, quindi usiamo qualcosa di fittizio, capito? Noi. Un conto siamo noi youtuber che utilizziamo una chiappa click per ottenere più visualizzazioni nei nostri video. Un conto in questo caso sono stati i giornali che per ottenere più visualizzazioni sui loro articoli hanno scritto un sacco di falsità, come la news di ieri. E soprattutto a persone che veramente in questa questione non c'entrano niente, come tutti i ragazzi che lavorano per i The Borderline, che erano dietro in macchina a fare i video per i cavoli loro, che da un giorno all'altro si sono ritrovati la vita distrutta perché non possono uscire per strada. E qui non sto difendendo Matteo, ma ci sono delle persone in macchina che sono finite sulla prima pagina del giornale ed erano dietro. Ma il bambino sono finiti sulla prima pagina. Pensate ai bambini, sapevano che c'era stato l'incidente perché non hanno avuto il tempo di l'unica volta il capo dice cose sensate, un miracolo. Perché i giornali devono fare 2 euro in più. Ma detto questo, c'era un piccolo particolare che ancora mi dava fastidio da prima. Poi che un ragazzo di 19 anni utilizzi gli strumenti che ha immaginandosi addirittura imprenditore, a mio avviso tra 5 e 6 anni ti abbiamo Samuele beccato, Fieri. Ora vado a Monopoli idea. In provincia di Bari e chiedo anche io i soldi per pagare le tasse. Grazie Pignola dei sub. No, ma cioè io poi pago quei soldi del Monopoli, quindi non ti preoccupare, grazie. Darmi i suoi fans. Ma easy. Ma stava per finire, mi fanno in cuffia. Hai una barra, hai 5 secondi per dire quello che buonasera, vuoi dire. Buonasera Rick, programma... cos'è questa trashata? Grazie CT Prince per il sub. Stiamo guardando un po' di video perché prima saltata la corrente 50 volte ho detto non sto a giocare a Minecraft oggi, fare l'achievement finale e vedermelo interrotto di continuo. Tutto qui. Finisce. Io non sapevo che cosa dire, allora mi sono inventato questo. Sium. Non sono un mezzo imprenditore. Fino a prova contraria, ho 2 SRL, pago le tasse. Mi dà fastidio il termine mezzo imprenditore. Ecco, allora riprenderemo. Anche così. Ho esagerato? Non lo so. Però mi sentivo di dirlo e quindi l'ho detto. Ma la puntata aveva fatto così tanto successo che raga, il giorno dopo mi chiama. Pronto un altro di nuovo. Canale della Mediaset, non più controcorrente su Rete 4, ma stavolta andavo su Canale 5. Io già mi immaginavo. Studi professionali, finalmente sono lì, in stanza con tutti, finalmente posso portare la mia ideologia in TV davanti ad ancora più. Evviva l'Antonella Clerici! Ciao Fierico, grazie di tutte le risate. I tuoi video mi stanno tenendo compagnia nella sessione. Grazie estiva. Tonno, molto gentile. Grazie mille di grazie tutto. Grazie mille, bro. Attenzione, passato dal canale 4 al canale 5, qua si aumenta il livello. Mario Giordano, un noto giornalista e non lo so perché non lo seguo. Come lui non quello che parla così. Io, giustamente. Comunque molto importante. Conosciuto tutti come quello che parla così. È un altro giornalista. Mi sono già da subito reso conto che in questa puntata al posto di essere ascoltato avrei avuto tutti contro. Sarebbe stata guerra a cielo aperto. Samuele, tu sei amico di Matteo. Insomma, oggettivamente hai definito addirittura questo incidente un incidente sul lavoro. Questo è un incidente sul lavoro e per quanto riguarda le regole... Ma che gli sono cresciute le palle? Ma è successo che è diventato virile a un momento all'altro? Il fatto che su YouTube non esistono regole è una credenza. Io ho caricato tantissime volte contenuti e per le norme di YouTube... E sono venuti due coglioni così, ragazzi. Vabbè, ci sta. Non penso dovesse censurare anche la sua voce comunque, vabbè.
adattano alle norme dell'Unione Europea. POV fumi da 3 anni. I contenuti vengono censurati o demonetizzati. Ma dopo aver spiegato per l'ennesima volta come funziona YouTube, aprite bene le orecchie perché sentirete forse la cazzo più grande che abbia mai sentito negli ultimi 20 anni di vita. Se me aggiungo una cosa importante e pratica. Alziamo l'età della patente, passiamo a 25 anni. 40! Io rispondendo alla signora di prima l'alzerei a 40, l'età della patente. Easy. Predicted. L'età. Sì, la metterei a 40 anni. Sì, la metterei decisamente a 40 anni perché sì, effettivamente perché a 40 anni gli incidenti... No, no, perché a 40 anni gli incidenti non possono capitare, questo è regolare. Sì, cioè, te sei seriamente convinta che io dopo che dico una roba del genere sono serio? Hai poca fiducia in coetanei! Cioè, ma come fai a pensare che sono serio? In qual modo? Un video sulla Lamborghini è più pericoloso. No, no, no. Un video, no, ripetiamolo, beh, ripetiamolo, 50 ore alla dai, 50 la Lamborghini è 50 fatta, ore è non guidandola. Ma è ovvio che la Lamborghini... Oh, fatemi parlare, sto spiegando. Cosa parla? Non sapete cosa voglio dire. Ma non possiamo dimenticare che c'è un bambino di 5 anni che è morto, esatto, dall'altra parte dei ragazzi che stavano facendo un gioco scemo. Per guadagnare dei soldi è un modello stupido. I soldi! Dipende cosa succede in questa Lamborghini. Ma anni, succede come può succedere a un tassista. No, allora, no, i tassisti non investono nessuno. I tassisti no. E quello che realmente mi dispiace, che passa per questo, per quello che ha appena detto lui. Quando qualcuno pensa i tassisti. Questa è la visione di chi non vuole approfondire l'argomento e di chi vede tutto quello che facciamo, tutto quello che gira sul web, come un gioco scemo, come un gioco stupido, quando in realtà noi facciamo più motherfucker. E quello che è successo è un vero e proprio incidente sull'intrattenimento che volevamo fare, perché un conto è se ora tu mi dici... È riuscito a dare a Mario Giordano una voce da uomo. È vero. Abbassando il tono, è vero. Faccio un video in cui metto palesemente in pericolo quella muore durante la registrazione. Allora è colpa mia. Ma i tassisti, no, i tassisti. Qui io guido una Lamborghini. E ti piace il dolce e il salato? La realtà, fuori dalle telecamere. Snorex, grazie il sub. Tenendo il telefono così. Grazie mille, grazie mille. Sto guidando con un cameraman di fianco. Guarda, allora. Adesso, vabbè, faccio dire, al tuo posto, al tuo posto. Io a un certo punto, visto la mia situazione, io avrei mandato tutto al trash, verizzati, i tassisti, qualcuno pensa ai tassisti, gli angeli, i tassisti. Ormai tutto non in bacca tanto. Repentaglio la vita di altre persone. Poi sul fatto che Matteo andava troppo veloce, siamo tutti d'accordo, raga, siamo tutti d'accordo. Ma che va veloce? Non c'è... Grazie Wapper per il sub. Grazie mille. Vabbè, ma tu devi giocare con le regole che c'hanno loro. Ci avete presente? È tipo il classico. Allora io non sono razzista, ok? Io c'ho 1 miliardo di amici neri, io voglio bene agli immigrati come fossero la mia famiglia, eh. Però, ecco, cioè quello, capito? Ecco, quindi tu devi fare la stessa cosa, cioè se vuoi parlare la loro lingua, tu le dici, no, loro hanno fatto una cosa ignobile, povero bambino, pensate ai bambini, una catrea, però, e poi gli metti il però e gli infili effettivamente, perché prima gli dai lo zucchero, poi gli dai la medicina amara, capito? Così devi fare. Cioè, io... Parto dal presupposto che i The Borders hanno fatto delle robe, cioè proprio da inferno, girone più basso, però... C'entra niente da se sta registrando un video se non lo sta registrando. Questo è il primo caso di un incidente del genere causato da youtuber. Perché? Perché non sono così frequenti? Forse perché non è un lavoro così pericoloso come dicono. Ci sono tanti lavori che hanno ucciso molto di più che lo youtuber. Tantissimi lavori che uccidono molto di più che lo youtuber. Tipo il militare. Vabbè. YouTuber. Ma siccome il nostro è un lavoro nuovo e siccome guadagniamo e questo dà fastidio, allora se la prendono con noi. Una domanda velocissima a Samuele, posso fargliela? Nel tuo percorso, i tuoi genitori, visto che qui si parla di quello senza cintura, i genitori, i tuoi genitori, te la facciamo mettere a cintura? Ti sostengono, sono d'accordo con quello che fai, non vi parlate, vi sentite? No, sono scappato di casa, sono diventato imprenditore perché sono scappato di casa. Non ho dei genitori, li avevo una volta. Anzi, dici,
Io ho due mamme. Ah, ecco le lesbiche che vogliono i figli. Ecco cosa succede. Poi diventano imprenditori con due SRL e fanno i video in cui investono i bambini. Ecco. I miei genitori li ho uccisi. Perché lo youtuber è un lavoro pericoloso. Grazie Pignola per il beats. Voglio provarci anche io, Fieric. Ai tassisti dovrebbero dare la patente blu, poverini, che si ritrovano con quella rosa uguale a quella degli immigrati. E non ho niente contro di loro, però ricordiamoci che ci rubarono il numero 7 nel 1956 e abbiamo dovuto sostituirlo con il numero 25 al posto di dire 7. Non so cosa sia, ma grazie Pignola di beats. Ci credo. Che ci sentiamo, io vivo da solo da 3 anni. Non ti devi neanche per ma vive da solo a 3 anni, ragazzi. Sapete cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato la scena del tu ci parli con i genitori così. Mi ricorda Giuseppe Simone quando riprende che fa: avvocato, lei ha sorelle? Ma tu i genitori. Di parlare dei miei genitori. Loro non c'entravano niente in questo discorso. Come fai ad uscirtene con un discorso del genere? Questo è quello che è successo in TV. Ah no, un piccolo aggiornamento. Chissà, ecco, magari sono tassisti i suoi genitori. Vero. In realtà non è finita qui, perché il giorno dopo hanno avuto il coraggio di richiamarmi in trasmissione. Pronto, vuoi tornare? Che cosa io ho detto? Dire onestamente, ma proprio da persona più grande te lo dico, direttamente o no, ha comunque un programma che tanto visto. Ti posso dire una cosa? Io quello che ho fatto l'ho fatto, e non l'ho fatto per la visibilità, anche perché non mi porta niente. Non vengo per fare una figura come quella che ho fatto l'ultima volta. Io capisco che la puntata fa share, capisco che funziona, capisco che è bello il fatto. Ma Samuele, ma in cosa hai fatto figura? Ma che parliamo di così schifoso? Sì, ma io vado lì a dire che l'incidente non è causato dal fatto che noi siamo youtuber, ma è un incidente stradale. Ma lo stanno registrando mentre è in macchina. Mamma, immaginate di fare l'incidente adesso. Youtuber fa l'incidente perché è stato ripreso mentre era in macchina. E non è un tassista, soprattutto. È colpa dei genitori. Guida ha staccato le mani dal volante. Come ho detto questa frase, tutto lo studio, compresa la conduttrice, mi fa: ma come si fa a dire una roba del genere? Ma come? E allora che cazzo volete? Cioè, dai. A noi distrugge auto in mio nonno. Ma che cazzo? E i nonni, Samuele, tu ci parli con i nonni. Ci parli con i nonni, Fatemi bere. Ragazzi, ma qualcuno pensi ai tassisti comunque. Qualcuno pensi ai tassisti. Ma in tutto ciò, la vera domanda è: ma Kazu che fine ha fatto? Perché, cioè, già che ci siamo, chissà lui dove è andato. Lui è andato dentro un villaggio africano. Ecco. Giusto. Niente, lui è iniziato a girare in Africa. Va bene. Regalo soldi gratis, giro per Napoli. Moige, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Mettiamolo nella lista. Sopravvivo 24 ore con un euro a Napoli challenge. Vabbè, appena lo spendi ne rubi un altro. Hai fatto. E vai avanti così. Vabbè. Una di che. E invece l'altro campione. Eccolo qua. 1 milione di iscritti. Finisco per la volta in TV, ma... No! È pure lui l'amico. È amico di The Borderline. Mamma mia, ragazzi. Pure lui l'amico dei The Borderline. Anche se ti... Vabbè. Tutti amici. Lui è l'amico di... Allora, quindi... tu sei amico di Samuele, lo youtuber, che è amico di Matteo di The Borderline. Sono l'amico, sì. Sono finito in TV per... A posto. Buon inizio. 2 volte. Ah!
no, aspetta, aspetta, non volevo fermare qua. Cap ci hai finito 3 volte però. Io 0. Un altro discorso. Secondo me neanche grazie, Mario Andre. Giordano ha mai letto Dante. Grazie Andre, bisognerebbe chiederglielo. Sono finito in TV per ben 2 volte. Sfida l'ultimo like, sempre più estreme, adrenaliniche, pericolose. Ok, 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 ma da dove è iniziato? Ma che ha seppellito questo? Il 22 giugno 2023 mi ha scritto Rete 4 per portarmi in trasmissione. Non evviva. Avevo idea di cosa avrebbero voluto. Stai fermo, stai fermo, stai fermo. Dove stai andando? Stai fermo. Sì, dopo quello che è successo, mi riferisco all'incidente. Il mondo dei social, ed in particolare YouTube, sono odiatissimi. Perché sì, non dobbiamo. Non come i tassisti. È la colpa a 4 ingenui ragazzi, ma tutti gli YouTuber al mondo dei social. Sì. Cioè, ci rendiamo conto che noi YouTuber in questo esatto momento siamo schifati dagli adulti? Anche se ovviamente non ce lo meritiamo. E così è stato. L'indomani alle ore 8. Forse qualcuno un po' di odio se lo merita, ma questo è un altro discorso. Si è presentata la produzione di Rete 4 per fare un servizio su di me. E indovinate cosa mi hanno chiesto? Allora, la prima. Sei amico di The Borderline? Quanto guadagni? Cioè, sono proprio dei curiosoni. Dico, un po' di fatti loro non se li fanno. E poi mi hanno detto se queste challenge sono veramente pericolose. Cioè, io mi chiedo, ma stanno bene? In questo momento mi è arrivato. Quanto guadagno? Io rispondo, ma 1700 euro al mese, tasse escluse. E io dico, ah. Ma non guadagnate un cazzo. Lo so capo. Lo so. Mi doni qualcosa. Al servizio regà. Andiamo a reagire e vediamo cosa hanno combinato. Anche se già presumo. Già vedo Giada nuda sotto in piscina incatenata. Vabbè va. Ah. Un fetish ambiguo questo. Sì. Ragazzi, sta provando a sbloccare il primo lucchetto. Credo che la faccia. È perché le catene pesano più di 20 kg raga. E di conseguenza sì. Ma lui ha un'idea di cosa siano 20 kg? Ha una mezza idea di cosa siano 20 kg? Cioè vuol dire che quelle catenelle di merda pesano un terzo di lui? Peserà 60 kg sto tizio. Pesano un terzo di lui ste catene di merda. Sfida all'ultimo like, sempre più estreme, adrenaliniche, pericolose. Signori, mi raccomando, non fate queste sfide a casa! Sono le cosiddette challenge. Le challenge. YouTuber affrontano ogni giorno e pubblicano... una casa nell'acqua, guarda lì. ...segnarsi il gradino più alto sul podio virtuale e sopra... Cioè, non è che facciamo solo challenge. Io di challenge ne faccio una ogni 2 mesi, o una, due ogni mese. Chissà. Cioè, non è che faccio solo challenge, faccio scherzi, o faccio la beneficenza, cioè ho realizzato... Immagino in Africa. Ma ovviamente loro devono dire challenge YouTuber. Non vedevano l'ora di buttare merda sul nostro mondo. Vabbè, continuiamo. Dove abbiamo fatto entrare dentro la tana di un coccodrillo una persona. Questo è vero, questo è il gioco abbia inizio. Abbiamo incontrato in Sicilia, in una villa usata come set per i video, uno dei ragazzi del web più conosciuti dai giovani, Crazy Mad, che sfortuna. Oh mio Dio. Più di 1 milione di follower, più che fan, veri e propri clienti. Sì, sì. Per loro è un mestiere. I clienti. È una questo lavoro, non c'è un guadagno certo, puoi fare... Qua mi avevano chiesto quanto guadagno. Ehi, tutto dipende da quante visualizzazioni, da quante pubblicità partono nel tuo canale. Più si rose, più si viene visti, seguiti per guadagnare somme importanti da capogiro. La creatività di questi giovani non deve avere confini né limiti, costi quel che costi. Questa è la mia carta di credito con 1000 euro in Africa. Se riuscirai a farcela, sarà tua. Guardi Sergio come si diverte con questo coccodrillo. Era un coccodrillo addestrato. Grazie a OnlyCree per il sub, bentornato caro, bentornato. Però insomma, il padrone conosceva il coccodrillo, quindi era fatta in sicurezza sta roba. Ci si può spingere. Prima di fare una sfida io mi accerto che le cose, le situazioni vadano sempre per il meglio. La tragedia di Casal Palocco però ci insegna che non sempre le cose, purtroppo, vanno bene. Non diamo la colpa agli YouTuber. Perché probabilmente non sappiamo neanche se quella gente stava registrando. Attenzione, non voglio difenderli, sono lontano dal difenderli. Hanno sbagliato, sicuramente pagheranno per quello che hanno fatto. Ma vedi, non c'è motivo. Crazy già conosce già un po' più il linguaggio rispetto a Cap, che lui dice: non voglio difenderli, hanno fatto un errore grosso, però. Capito? Di dire YouTube fa schifo. È vero. Aiuto! Dai, devo andare, ma come aiuto? Questa clip. Veloce, veloce.
Montage triste, cioè, Crazy Mad sta seppellendo vivo il suo amico. Un po' così, cioè, fa sembrare tutto un po' assurdo, anche se non è proprio così. Da notare sotto che c'è scritto viaggio nel mondo di challenge assolutamente fuori controllo. Cioè, la challenge sti pazza. Non hanno capito niente. Non contento di come avevano raffigurato gli youtuber, sono riandato in un altro programma a dare spiegazioni. Questa volta però era di mattina e questo è quello che ho detto. I social, come qualsiasi cosa, sta musica epica, devono essere usati con criterio. Cioè, tutto sta alla base. Se c'è una base che non è buona, la tua vita non può essere di certo. Sì, ma basta la musica, non sento niente. Non tutti gli youtuber sono uguali. Ci sono youtuber buoni e youtuber non buoni. Come qualsiasi altro mestiere, c'è l'insegnante che fa il proprio lavoro, c'è l'insegnante che non merita di essere chiamato insegnante. Sì, vedi, lui sa come parlare i boomers, ragazzi. Lui conosce la tecnica. Vedi tutti questi giri di parole, mette sempre avanti lo zuccherino. Avete capito chi è quest'uomo? Questo tizio è uno psicologo che era stato invitato per criticare il mondo dei social e mi dava al 100% ragione. No vabbè raga, ero super emozionato. Beh, se i social vengono usati in maniera corretta, sono degli strumenti che veramente, cioè, possono trasformare la nuova generazione in qualcosa di assurdo, come ci tengo a ripetere, è successo a me. Io ero un semplice ragazzino di 15 anni, certo. Volevo, ci ho riprovato, non riuscivo, i miei amici mi prendevano in giro, fin quando io non mollavo, ed è arrivato musica boom, epica. No? Fermi, il mondo della TV e in particolare tutti gli adulti ci stanno dando la colpa perché gli youtuber fanno le challenge, ma sono delle semplici sfide che sono da sempre esistite. Mi spiego meglio, lo show dei record è sempre esistito e lì veramente si fanno robe super estreme, cioè le sfide che facciamo noi è gara di tuffi in piscina oppure chi arriva prima dall'altra parte della piscina, cioè robe veramente divertenti, non di certo bellissimo, super pericolose. Fa un sacco ridere. La gara che arriva prima all'altra parte della piscina, mamma mia, che bellissimo, bellissimo, voglio partecipare. Qualcosa anche di estremo, tipo lanciarsi da un aereo, ma lo facciamo in strutture assicurate. Ma c'è anche chi lo fa senza riprendersi. Mettermi i bastoni tra le... Vediamo il villain. Era proprio questa signora. Il villain. Vi rendete conto che la vita reale è un'altra cosa e che magari eccedere anche nel creare questo mondo virtuale attraverso il quale fare soldi facili è in qualche modo poi una ritorsione verso se stessi nel tempo. Ma secondo me vuol dire? Io non sapevo cosa rispondergli. Ecco, sentiamo. Sentite come l'ho spenta. Quando si parla di la risposta è women. Soldi facili, insomma, viene paragonato il mio lavoro a quello di questo ragazzo qua. Quindi sfatiamo qualsiasi mito. Fare lo youtuber non è fare soldi facili. Dietro la mia attività lavorano esattamente 7 o 8 collaboratori. Cioè, per realizzare ogni singolo video sono 8 persone che, insomma, lavorano dietro. Immagini del caffè, rispondi. Facili. Cioè, per realizzare un video si parte da un'idea, poi la trascrivi, poi la realizzi, la devi montare. È una sorta di cinema, però con video brevi, quindi 10 minuti. Però okay, anche lì, ascolta, posso farti morale, una domanda però? Cioè, è vero, ecco, che se tu fai, ma chi è questo? Dei contenuti tipo quelli di questo soggetto piuttosto che quelli di quelli che andavano in macchina fortissimo rispetto fortissimo a chi va a dare da mangiare ai clochard, vengono più visti quelli negativi, sì, che quelli positivi. Ma grazie a sto cappero! Il cappero! I più assurdi suscitano più curiosità verso il pubblico. Ma non come? Dare da mangiare i barboni? Chi non vorrebbe vedere un video in cui la gente da mangiare i barboni, cioè, non capisco. Grazie Gabibo per il sub, grazie mille. Sembra che in TV fanno robe normali. Nell'Isola dei Famosi, per esempio, la gente si sfida in robe estreme. Nello show dei record ci sono persone che si piantano i chiodi nella pelle. E così via, cioè, come YouTube è la TV italiana. Solo che non si trasmette più nella televisione, ma nei cellulari di tutti. Ma è il problema che il mondo adesso va troppo veloce. Cioè, i contenuti che 10 anni fa facevi, oggi un ragazzino non te li guarda più. Boh! Dopo quel giorno, regà, tutti mi hanno fatto i complimenti, ve lo giuro. Wow, avevi detto sta frase. Un gran successo, cioè, che addirittura
addirittura mi ha contattato anche Rai 3. E quindi sì, martedì prossimo apparirò di nuovo in TV. Oddio. Da Rai 3 hanno registrato una sfida insieme a tutti noi. Cioè, mi hanno chiesto proprio di restare tutta l'intera giornata, tutto il pomeriggio. Scusa, ma c'ha il busto più lungo d'Italia, ma cos'è? Sembra... Vedere come facevamo queste sfide, queste challenge. E niente, sostanzialmente abbiamo fatto un video sfida dove praticamente chi cadeva in acqua perdeva 500 euro. Abbiamo fatto epico. Circa 3 challenge a testa ed è stato molto divertente. Ma la cosa bella, sapete qual è stata? Che io ho chiesto, ma sentite, perché non registriamo un altro video? Cioè, tipo dove faccio beneficenza, scherzi, robe super fighe. Basta ste challenge. E indovinate cosa mi hanno risposto? Affanculo. No, guarda, noi vorremmo registrare le challenge. Perché giustamente loro devono far click, devono far vedere il mondo delle challenge, dato che se ne sta parlando tantissimo. E quindi ho dovuto registrare per forza una challenge insieme a loro. Però devo dire, sono stati super simpatici e mi è piaciuto tanto. Ma quindi in sostanza sto mondo, YouTube, i social sono pericolosi? No, no, cioè non tutti siamo uguali. La musica dei campioni qua. Per divertirsi, c'è chi usa i social per fare robe illegali. Non si permettono. Semplicemente per comunicare. Il social è come un coltello. Con il coltello puoi uccidere, con il coltello puoi tagliare la fettina di carne, con il coltello puoi, non lo so, tagliare un pezzo di cartone. Cioè, se tu hai i social, cioè tu puoi tagliare i pezzi di cartone se c'è il coltello, capito? Poi con i coltelli potete tagliare le persone e pezzi di cartone. Quante cose posso fare con i coltelli nella vita, ragazzi? Questo è un messaggio molto importante. Cos'altro c'è? Cos'altro c'è da vedere da queste parti? Cos'altro c'è da vedere a queste parti, ragazzi? Che non sia cazzate. Qualcosa un po' più attuali. Pignola Cirdix 100. Quindi Rai 3 lo ha magari pagato per la collaborazione. Truffo un bambino su Fortnite. Oh yes. Ma siamo noi a pagare la Rai. Quindi noi indirettamente lo stiamo pagando. È fatta. Vado a dar da mangiare. Litigo con due vecchi, ora mi vogliono denunciare. Compro dei muscoli dei finti super realistici. Oh. Sto guardando un po'. Prendo un aereo senza sapere dove atterra, pericoloso. Vabbè. Reaction a Fieric, non penso sia particolarmente divertente. Dai, qualche altro dramma? Ci sono altri drammi, ragazzi? Prima di passare a LOL. Lato scuro di Silvio mi spiega, ma è ancora un documentario, quindi non lo so. Dieci anni di YouTube di Briz? Che senso? 10 anni di YouTube. Ma Briz non fa YouTube da 10 anni. Grazie Bold per i beats. Bold-basso. E grazie anche a Pignolo, Cibiz, ovviamente. Guerimmo, ti ricordi di me? Ti avevo donato 20k nick un anno fa. E Bold non... In realtà no, ma ce l'hai ancora. Ah sì, vedo che c'hai gli stemmi, ma ti chiamavi ancora così. Salmo, ma tanto non so, cioè Salmo so chi, ma non apprezzerei. Su 10 anni di LOL Italia. Ma che c'entra Brizzo? Lui non c'era, mi sa. League of Legends Ita, 10 anni. Ok. 42 minuti, non credo guarderò quello di Brizzo.